Assessore, Dario Fo avrebbe compiuto 91 anni, un tributo al grande maestro. Sì, Dario Fo aveva una grande passione e davvero un grande amore per la trasmissione della propria arte, ai ragazzi più giovani e soprattutto negli ultimi anni della sua vita ha lavorato moltissimo alla Scuola Civica Paolo Grassi in progetti sempre più importanti, sempre più significativi. Ricordo che nell'anno di Expo proprio le Scuole Civiche di Milano misero in scena un testo, la sua storia di Q, che fino a quel momento non era mai stato eseguito in pubblico. E credo che questo sia il tributo più bello e più importante che possiamo fare alla memoria di un grande artista della nostra città e di un grandissimo autore del teatro, ovvero sia connetterlo in maniera molto attenta e molto profonda con una scuola, cioè con un luogo dove appunto si trasmette il sapere e la conoscenza. L'idea di questo murales, come è venuta e da chi è stata realizzata? È stato un concorso di idee tra Fondazione Pini. Noi, Fondazione Milano Scuole Civiche e il Comune di Milano per ricordare Fo nel giorno della sua nascita, come diciamo noi oggi, buon compleanno Fo. È importante che sia in questa scuola perché qui lui ha fatto l'ultima regia con i nostri ragazzi come maestro di teatro.